Buongiorno dottor Bollero, arrivo da una perdita di circa 20 kg, sono molto contento dei risultati ottenuti, avevo ancora questo inestetismo da correggere, ad oggi sono molto contento del risultato ottenuto. Bravissimo, guarda. Qua c'è un paio di storie da raccontare. Uno è che i ragazzi, i maschietti, arrivano sempre molto motivati, quindi lui aveva già perso 20 kg, no? Esatto. Come li hai persi questi chili? In realtà con una sana dieta. Quindi dieta, impegnandosi tantissimo. A questo punto era questa zona qui a livello del torace che faceva un po' di seno, tra virgolette. Facciamo un'ecografia, c'è un po' di chiasso, sì, però è ancora un po' di ciccettina. E partiamo per un percorso che è un trattamento da ginecomastia mista. Cosa ci va? Un po' di asportazione di ghiandola, un po' di asportazione di tutto riposo con la lipo, quindi lipo più asportazione della ghiandola. Sono passati 4 mesi, mi sembra, dall'intervento, no? Sì, okay. Quindi sono passati 4 mesi di intervento, saltiamo a vedere cosa succede col nuovo fisico di questo paziente. Voilà, ecco il risultato, il torace è perfetto in questo momento, vedete come è ben delimitato, piatto. Andiamo un po' su tre quarti, così facciamo vedere lateralmente molto bene. Facciamo un altro tre quarti. Lui poi ha questi pettorali super che fanno questa zona, come dire, in alto molto, molto piena. Come stima è andata molto bene questa cosa, no? Insomma, è migliorata molto l'autostima, sì, esatto. Ok, e questo è un altro tema ancora, quindi non soltanto un fattore fisico, ma anche un fattore interno. Quindi lui ha già detto che è contento, ma se è contento chiediamo di fare il nostro solito gesto. Eccolo qua, un caro saluto a tutti.